Non posso non confrontarlo con Buongiorno Notte, il film di 20 anni prima, in cui però vi era ancora una pesantezza ideologica che in qualche modo lo giudicava più ideologicamente, cosa che io non avevo previsto. Qui invece è stato accolto come un romanzo, più come un romanzo italiano, ecco. E come dicevo, in alcuni dibattiti mi ha stupito molto favorevolmente anche un interesse di giovani spettatori che non sapevano, no, appunto chiedevano ai padri: ma cosa è successo? È andato proprio così? Ecco, insomma, ecco. Però non c'era più, o almeno in maniera molto minore, la critica, nel senso di dire: ma guarda, tu hai descritto questi fatti così, ma invece sono andati in un altro modo, oppure i terroristi non erano così imbecilli come tu li descrivi. Tra l'altro, io non li ho mai descritti così. Oppure Moro era una persona non bella, e invece tu la descrivi con non solo con una pietà, ma anche con un affetto verso un padre tradito. Ecco, in questo senso non c'è stata l'accusa che da parte di qualcuno c'era stata di dire: guarda, tu l'hai descritto come un buono, in realtà era una carogna. Questo grazie anche alla complessità e alla profondità e alla bravura di Fabrizio Gifuni, che è un valore aggiunto immenso, perché lui è un grande attore, ma che aveva fatto questo splendido spettacolo su Moro e conosceva Moro almeno quanto me, insomma, voglio dire, non è che, e quindi ha dato insomma, ci sono scene in cui la creatività di un attore fa aumentare il valore di un film. Insomma, quando la confessione, ci sono tanti momenti, insomma, lui apparendo nella prima puntata, nell'ultima, ecco, in qualche modo, ma non solo, però, in qualche modo è stato un creatore speciale. Anche gli altri attori sono stati uno più bravo dell'altro per me, però lui, essendo anche il protagonista, però non so, ha dato di più, ecco, ha dato qualcosa di più. Certo, ma infatti mi ricordo che raccontava che a tavola le figlie lo prendevano in giro e gli dicevano: smetti di usare la voce di Ah, Moro. Questa cosa è molto piacevole e illuminante, davvero, sì. da tanti punti di vista. Vi faccio un'altra domanda. Le è già capitato magari di portare il film a confronto proprio invece con le scuole, quindi dei ragazzi proprio giovani, giovani, e che tipo di impressione ne hanno avuto? Con le scuole non lo so, forse questa sarà. No, nel senso che le reazioni di un pubblico più giovane in parte mi sono state riferite. Sì, io ho fatto dei dibattiti anche con pubblici misti, c'erano dei giovani e dei meno giovani, ecco. Però proprio Fabrizio diceva che aveva parlato con dei giovani, e lo aveva colpito proprio il grande interesse e stupore, insomma, di chi non era nato in quegli anni.
Io mi ricordo anche in un dibattito, proprio Gad Lerner disse che andò a vedere il film con il figlio e il figlio gli disse, ma eravate così, cioè, no, ci sono state delle, come dire, dei coinvolgimenti molto trasversali, ecco, e anche, diciamo, internazionali, nel senso che la critica francese, per esempio, è stata molto coinvolta, ecco, apprezzato molto poi è stato presentato anche negli Stati Uniti, insomma, un po' dappertutto.